Una bella iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune, la Parrocchia e la Cooperativa Andirivieni e si chiama Spazio Giovani. Di cosa si tratta? Allora, l'amministrazione comunale è lieta di presentare questo progetto Spazio Giovani. È stato un progetto sia per supportare le famiglie, ma soprattutto in un periodo così difficile, perché i ragazzi delle medie superiori sono stati quelli più toccati dalla pandemia, perché hanno avuto una didattica a distanza per anni, ormai sono quasi 2 anni. Abbiamo incontrato la necessità di creare questo spazio che diventerà uno spazio di aggregazione, dove i ragazzi potranno di nuovo creare dei legami, ed è uno spazio fisico dove si possono incontrare e tramite educatori specializzati poter creare di nuovo competenze culturali oppure competenze ludiche con attività sia strutturate che non. Ringraziamo a proposito Don Angelo Bianchi per gli spazi da lui forniti dell'oratorio della parrocchia San Pietro e Paolo, ma anche senza di loro sarebbe stato impossibile, gli educatori specializzati della cooperativa Andirivieni. E l'idea è un po' ricreare a Castellamonte di nuovo legami tra la parrocchia, tra delle cooperative, tra il comune, e avere ricreare un centro di aggregazione dove i ragazzi possono incontrarsi. Ora, oltre alla cooperativa Andirivieni, ci saranno delle associazioni sul territorio che hanno deciso di fare delle giornate specifiche anche per sensibilizzare i ragazzi a quello che succede nella zona canavesana in Castellamonte. E quindi ringraziamo Caluscina e i ragazzi spinetesi, Croce Rossa Italiana, Semi Onlus, Lavuls e Terra Mia, che creeranno delle giornate apposite dove si riscoprirà un po' il territorio. Quando si partirà e in quali orari si potrà frequentare il centro? Allora, si partirà il 24 di gennaio, lo speriamo, soprattutto per la nuova ondata di contagi, quindi andremo un po' con la scuola. Se la scuola chiuderà, anche noi non potremo aprire, però la data è il 24 di gennaio e saranno tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17:30.